Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. In questo tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo completino cappello molto molto simpatico e grazioso da bambina abbinato a questo scaldacollo. Io ho scelto di lavorarlo con questa tonalità appunto bianca mischiata a una pellicina veramente sottile e una sottilissima lamina in lurex, e ho scelto di chiamarlo appunto zucchero filato perché mi ricorda un po' lo zucchero filato di quando ero bambina. È un punto molto semplice, quindi può essere realizzato da chiunque, anche dai meno esperti. E lavoreremo per prima cosa questa fascia a polsino qua in basso al cappello, la lavoreremo in orizzontale, la chiuderemo a cerchio e poi ci agganceremo con il filato di un altro colore e lavoreremo verso l'alto. Spero si riesca a vedere questa lavorazione intrecciata, quindi noi faremo questa treccina semplicissima, lavorata semplicemente con dei punti puff. La lavoreremo su due giri incrociandola e poi riprenderemo per qualche giro la lavorazione di mezze maglie alte e nella parte finale di nuovo la lavorazione con questa treccia. Alla fine della lavorazione io sono andata ad applicare un pompon che chiaramente è facoltativo e anche removibile perché la lavorazione che ho fatto io prima ho chiuso il cappello, quindi è completamente rifinito. Poi sono andata ad inserire un nastrino all'interno del pompon e l'ho fatto passare al di sotto del cappello e l'ho chiuso con un fiocchino in modo da poterlo rimuovere anche per il lavaggio. Comunque, nel caso in cui non volessi il cappellino con il pompon, lo posso tranquillamente andare a rimuovere. Basterà aprire il fiocchino e togliere il pompon. Quindi il cappello rimane completamente rifinito anche senza questa decorazione in più. Poi, cosa ho fatto? Ho preso sempre lo stesso filato, sono andata a lavorare di nuovo questa fascia così come l'ho lavorata per il cappellino, per fare questa bordatura che starà intorno al collo. La lavorazione a cosse, adesso lo vedrete passo passo nel tutorial, rende tutto molto molto più elastico, quindi agevola anche il passaggio dalla testa senza andare per forza a fare una fascia grandissima. Quindi lavoreremo questo punto molto elastico, poi riprenderemo con la lavorazione dello stesso punto lavorato sul cappello, quindi queste treccine incrociate, e poi la rifinitura finale. Chiaramente l'altezza di questo scaldacollo è a gusto. Anche la dimensione del cappellino, chiaramente in base a chi è destinato, potrà variare. Io, lavorandolo per una bambina, non ho fatto un cappellino molto grande, però chiaramente se volete trasformarlo in un cappello da donna, si può tranquillamente lavorare anche da donna, magari cambiando la tonalità qua in basso e abbinando sempre un filino impellicciato con una lamina sottile in lurex e portarlo anche per gli adulti. Io qua ho accanto a me, non so se si riesce a vedere, ho alcuni filati che sono i filati che ho intenzione di utilizzare per i miei prossimi progetti. Questi sono i filati di www.filationline.it e in settimana il prossimo tutorial sarà dedicato proprio alla presentazione di questi filati. Però per farvi un esempio, per andare a lavorare questo cappellino da donna, si può andare a scegliere uno di questi filati pellicciati di www.filationline.it e andare a lavorarlo magari insieme a una lana un pochino più spessa per dare corpo alla lavorazione e anche voluminosità. Io questo filato qua l'ho già utilizzato per uno dei miei progetti, che è il maglioncino nuvole. È veramente un filato sottilissimo e molto molto morbido e ha veramente un grande effetto. Quindi se avete bisogno di qualche filato per andare a fare determinate lavorazioni per i vostri cappelli, vi potete rivolgere a www.filationline.it e andare a scegliere il colore e il filato pellicciato più adatto alle vostre esigenze. Io il cappellino l'ho lavorato per bambina, quindi ho utilizzato una lana baby. Adesso vi mostrerò tutti i materiali che avevo già fra l'altro a casa, quindi erano delle rimanenze dell'anno scorso, e ho deciso di andare ad utilizzarli e a finirli con questa lavorazione. A parer mio è veramente molto deliziosa e molto graziosa. Io spero che piaccia anche a voi. Se è così, passiamo subito alla presentazione dei materiali e al tutorial. Io vi rinnovo l'invito a seguirvi, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo prestissimo per le prossime novità. Ciao a tutti! Vediamo subito i materiali che ho utilizzato per questo progettino, che è veramente molto molto semplice e anche molto veloce. Allora, io ho scelto di lavorare con una lana baby che avevo a casa, abbinata ad un filato che è questo, in misto lana e acrilico, perché anche questa è una lana baby, però è stata mischiata questa pellicina bianca acrilica con delle sfumature in lurex, quindi ha quest'anima proprio veramente molto molto sottile e molto leggera, perché è molto spesso come filato, ma non è molto ritorto, di conseguenza rimane proprio veramente molto molto leggero, e l'ho trovato adatto per questo progetto.
Io con questi gomitolini qua che avevo in casa ne avevo tre a disposizione, questo è quello che mi rimane dalla lavorazione, quindi ne ho utilizzati due, da 45 grammi l'uno, quindi con 90 grammi ho realizzato sia il cappellino che lo scaldacollo. Infatti, essendo così molto grosso, è stato lavorato con l'uncinetto da 4 mm per il cappellino e l'uncinetto da 5 mm per lo scaldacollo. Avendo scelto un punto che cresce molto velocemente sulla lavorazione, di conseguenza mi sono bastati 90 grammi per la realizzazione sia del cappellino che dello scaldacollo. La parte invece iniziale, questo è il filato che mi rimane purtroppo perché avevo già iniziato la lavorazione, l'ho lavorato sempre con una lana baby che avevo a casa, quindi si può lavorare tranquillamente con delle lane da bambini, quindi non vi dico le marche né niente, anche perché onestamente era senza cartellino, quindi è veramente un materiale che avevo già in casa e ho scelto di utilizzarlo, non ne avevo moltissimo, ho scelto di utilizzarlo per questo progetto. Questa lana qua dà uno spessore che si lavora bene con l'uncinetto da 3-4 mm, che io invece ho lavorato con il 5 mm per andare a riprendere le bordature iniziali e fare una lavorazione a coste ad uncinetto, chiaramente non ai ferri. E ne ho utilizzati, avevo questi gomitolini da 50 grammi. Questo è il terzo gomitolino che mi rimane, quindi non l'ho terminato, ho utilizzato 100 grammi e qualcosa, questi saranno, ma forse saranno 15 grammi nemmeno, quindi ci vogliono 3 gomitolini per andare a fare queste costine nella parte finale del cappello e poi anche nelle due parti dello scaldacollo. Quindi io lavorerò questo filato in lana baby di questo rosa abbinato a questo lurex qua, sempre con delle sfumature rosa, per andare a riprendere anche il lurex che è inserito nell'anima di questo filato. Quindi io ho lavorato questi colori, queste tonalità con l'uncinetto da 4 mm e da 4 mm e 5 mm per il cappellino, quindi con il 5 tutta la bordatura iniziale, con il 4 la lavorazione di questo che è un pochino più grosso, quindi per non appesantire la lavorazione ho scelto di utilizzare il 4 mm. Per quanto riguarda invece lo scaldacollo, avremo bisogno solo del 5 mm, faremo tutto con il 5 mm. Alla fine della lavorazione del cappellino sono andata ad applicare questo pompon, che anche questo già l'avevo a casa e mi sembrava si potesse abbinare bene con queste tonalità di rosa, che è stato applicato facendo poi un fiocchino all'interno del cappello, quindi è completamente removibile come avete visto nella presentazione e si può decidere sia di portarlo con che senza. Questo è tutto acrilico, ecco, quindi non è vero, è un materiale sintetico, però ha questo effetto molto morbido e adesso vanno molto anche dall'anno scorso, quindi questi sono materiali che io avevo in casa già dall'anno scorso, perché comunque anche l'anno scorso tutti questi cappellini con i pompon andavano molto e di conseguenza li avevo già a disposizione, erano dei materiali che mi erano rimasti dalle lavorazioni dell'anno precedente, quindi anche quest'anno, visto che sono stati riproposti e vanno molto anche con i filati con la pellicina, quindi con quest'anima sottile di pellicciato, ho deciso di lavorare questo progettino per bambina. Avrete bisogno di un ago semplicemente per andare ad inserire un filino, se non c'è l'asolina, all'interno del pompon, come ho fatto io, quindi con l'ago sono entrata nella fibra, ho fatto passare questo filino bianco e poi di conseguenza sono andata ad unirlo sotto al cappello. Vi occorreranno le forbici per tagliare il filo e le misure della circonferenza della testa per il quale è destinato il vostro progetto, quindi un cappellino o da bambina oppure anche da adulta, perché basterà cambiare magari la tonalità del rosa se non volete una tonalità così proprio molto da bambini, insomma che sta bene per i bambini, potete andare a lavorare magari con questo filato, cosa che forse io riprenderò, una tonalità di grigio, magari abbinandolo ad un lurex argento, come questo, che è veramente, sono dei lurex molto sottili qua, scusatemi se hanno dato tutto il filo, infatti proprio perché sono veramente sottilissimi e non danno spessore ma danno solamente luminosità, quindi per realizzare un cappello magari da donna si può andare a lavorare un grigio abbinato ad una lamina sottilissima di lurex argento e poi tutta la lavorazione con questi pellicini in bianco che stanno molto bene anche per gli adulti. Bene, detto questo, passiamo subito alla lavorazione. La prima cosa che andremo a lavorare sarà questo polsino che resterà poi abbastanza anche alto sulla parte della fronte, quindi questo polsino qua lavorato con le maglie a costa e lo lavoreremo partendo da
un'altezza e faremo tutta la circonferenza. Quindi avrete bisogno di un metro per misurare la circonferenza per cui è destinato questo cappellino, perché sì, è molto carino da bambini, ma anche da adulti, magari in un altro colore, può essere tranquillamente realizzato, sempre nel bianco e magari andando ad abbinare un grigio qua nella parte bassa, giusto per renderlo un pochino più da adulto, ecco. Allora, la prima cosa da fare è fare appunto queste catenelle. Io ne ho lavorate per l'altro cappellino 8, quindi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una catenella in più per girare. Nella terza, nella seconda catenella dall'uncinetto scendiamo e lavoriamo una maglia bassa per un totale di 8 maglie basse. Quindi seguiamo con la lavorazione facendo una maglia bassa dentro ad ogni maglia bassa. Lavorata anche l'ultima maglia bassa, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare nuovamente maglie basse, ma le lavoriamo in costa retro. Quindi subito dalla prima maglia che troviamo sottostante, noi se lo mettiamo in questa posizione il nostro lavoro, abbiamo queste catenelle. Entriamo nella costina che rimane verso l'esterno. Anziché prendere tutta la maglia, la lavoriamo in questa costina esterna. Agganciamo il filo e lavoriamo la prima maglia bassa. Nella successiva lavoriamo la seconda maglia bassa. E così via per tutto il nostro lato. La lavorazione che andremo a fare sarà tutta in questo modo per quanto riguarda la prima lavorazione del cappellino, quindi la base del nostro cappellino. Lavoriamo tutte le maglie in costa retro per rendere anche più elastico più elastica la lavorazione. Voltiamo il lavoro e ricominciamo con una maglia bassa in costa retro dentro alla prima maglia bassa, nella successiva di nuovo una maglia bassa, nella successiva di nuovo un'altra maglia bassa. Facciamo questa lavorazione per tutta la lunghezza che ci occorre per raggiungere la circonferenza. Raggiunta la misura, vedete come rimane elastica la nostra lavorazione. Prendiamo l'altro lato, lo andiamo ad unire all'ultimo punto e facciamo una chiusura con delle maglie bassissime. Entriamo nella primissima maglia, io sono qua dove ho il nodino, aggancio il filo e faccio una maglia bassissima. Adesso vado nella maglia successiva, prendo solo la costina rivolta verso di me in questo caso, invece che quella interna, che quella esterna sull'altro lato, questa qua rivolta verso di me. Dall'altra parte prendo la costina rivolta verso l'esterno, in questo modo, aggancio il filo e lavoro una maglia bassissima. E faccio tutta la lavorazione della chiusura in questo modo. Ok, quindi adesso ritorno sull'altro lato e vado a lavorare solamente dentro alla costina rivolta verso di me, questa qua che rimane esterna. Ce ne sono due, questa è verso l'interno, questa è nell'esterno. Prendo quella esterna e anche sull'altro lato prendo solo la maglia esterna, quindi la costina rivolta verso l'esterno. E lavoro una maglia bassissima. Di nuovo prendo la costina esterna, che è questa, sull'altro lato l'altra costina esterna della corrispettiva maglia chiaramente, e faccio una maglia bassissima e faccio la chiusura tutto in questo modo. A questo punto voltiamo il lavoro e mettiamo la cucitura sul rovescio. Guardate quanto elastica questa fascettina, proprio perché abbiamo lavorato questa maglia in coste lavorata nella costa esterna, in modo da avere un'elasticità maggiore. Allora adesso io lavorerò a dritto, quindi senza andare a fare delle diminuzioni come sul cappellino, ma vi dirò in che punto andare a fare la diminuzione volendo e come andare poi a chiudere la parte alta del cappellino. Io adesso sto lavorando lo scaldacollo e di conseguenza lavorerò a dritto.
La prima cosa da fare è fare una catenella e dentro ad ogni maglia sottostante fare tutto un bordo con delle maglie basse per poterci poi agganciare con il filato di un altro colore. Io lavorerò comunque il bianco perché farò lo scaldacollo da abbinare al cappellino, quindi lo lavorerò nuovamente con il filino bianco. Facciamo tutto il bordo di maglie basse e alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella iniziale. Sono arrivata alla fine del giro, quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia iniziale. Adesso vado a fare una catenella e taglio il filo perché mi ricollegherò con il filato di un altro colore. Io ho scelto nuovamente il bianco, vi ripeto. Spero che si veda abbastanza bene perché avendo tutta questa pelliccina un pochino magari il punto non si vede troppo bene, però è molto semplice, ve lo spiegherò e cercherò di farvi vedere il meglio possibile. Allora prendiamo il nostro filato, l'altro colore, ed entriamo direttamente nel punto in cui abbiamo fatto il nodino, quindi qua agganciamo il filo . Io lavoro una catenella, rientro nel punto e lavoro una maglia bassa in modo da bloccarlo. Adesso cominciamo con la lavorazione di questo motivo qua. Io vi farò vedere tutto questo giro, poi faremo di nuovo una ripetizione con delle mezze maglie alte in costa retro, quindi molto semplice, e poi vi farò vedere come si va a chiudere a punta questo motivo qua. Poi invece riprenderò la lavorazione e vi farò vedere lo scaldacollo, che invece si lavorerà tutta a dritto. Allora, da dove siamo? Ci alziamo dopo la maglia bassa con 2 catenelle. Andiamo nella maglia bassa successiva e lavoriamo una maglia alta. Nella maglia bassa successiva un'altra maglia alta, per un totale di 3 maglie alte. Adesso allentiamo un po' l'asola, prendiamo il filo sull'uncinetto. Qua abbiamo il primo punto lavorato e qua abbiamo l'ultima maglia bassa. Nella maglia bassa precedente al punto ultimo lavorato, che è questa, entriamo proprio così da dietro, agganciamo il filo e tiriamo al pari della lavorazione. Ora ne facciamo qualcuno insieme così vi faccio vedere meglio. Di nuovo rientro nello stesso punto, aggancio il filo e lo porto qua al pari delle altre asole. Di nuovo entro nello stesso punto e ripeto per 3 volte questo passaggio. Ho 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo le prime 3, esco e poi di nuovo chiudo le ultime 2 e ho lavorato questo punto in rilievo obliquo. Filo sull'uncinetto, qua ho l'ultima maglia che ho lavorato, quindi con la maglia alta salto una catenella su base, una maglia su base, nella successiva entro e lavoro, scusatemi, prima taglio questi filini che tanto li ho nascosti, non solo fastidio. Okay. Quindi dicevo che prendo il filo, salto, questa è l'ultima maglia alta che ho lavorato, poi ho un'altra maglia bassa, nella seguente comincio con la lavorazione di nuovo di 3 maglie alte, una, nella maglia successiva 2, nella maglia successiva lavoro anche la terza. Adesso prendo il filo, allento un po' l'asola, vado nella maglia che ho lasciato libera, che è questa, entro e lavoro di nuovo il punto, quindi esco e tiro il punto al pari delle altre asole. Prendo il filo, rientro nella maglia libera, aggancio il filo e lo porto su per 3 volte. Lavoriamo un punto puff. Chiudiamo le prime 3 asoline. Le ultime 2 le chiudiamo insieme e abbiamo realizzato il nostro secondo punto. Adesso continuiamo nella catenella successiva, quindi qua ho l'ultima maglia alta, questa la salto, nella successiva lavoro una maglia alta più altre 2, 1, 2,
e 3. Sono dimenticata di dirvi una cosa, ve la dico adesso, scusatemi. Per il cappellino io ho lavorato lo stesso punto, però essendo più grosso il filato, per non andare ad appesantirlo troppo ho preso l'uncinetto da 4 mm. Adesso per lo scaldacollo invece lavorerò tutto con il 5, quindi lo lascerò con lo stesso punto. Ma se avete un filato un pochino più spesso, magari potete andare a fare il punto con un uncinetto più piccolo, in modo da non andare a appesantire troppo il cappellino. Ho lavorato le mie 3 maglie alte. Qua ho l'ultima maglia alta lavorata, qua ho la catenella che ho saltato, prendo il filo nella catenella libera che è questa, non nello spazio, dentro proprio alla catenella, entro e tiro il filo per 3 volte, 2, rientro qua nello stesso punto, tiro 3, chiudo le prime 3 asole e poi chiudo le ultime 2. Facciamo tutto il giro in questo modo, quindi adesso saltiamo una catenella dall'ultima, entriamo nella successiva, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Tiriamo un po' l'asola, prendiamo il filo, nella maglia che abbiamo saltato entriamo, agganciamo il filo da dietro e lo portiamo al pari delle altre maglie, 1, 2 e 3. Chiudiamo le prime 3 asole e le ultime 2 le chiudiamo insieme. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Vi faccio vedere come si chiude questo punto. Ho terminato il giro, quindi ho lavorato anche l'ultimo punto e qua mi rimane una maglia libera. Non è un problema, se vi rimane una maglia, invece di agganciarci subito, la lavoriamo con una maglia alta e poi ci agganciamo con una maglia bassissima dentro alla seconda catenella iniziale. Quindi abbiamo fatto maglia bassa e 2 catenelle, in questo caso nella seconda maglia una maglia bassissima. Adesso vediamo come fare il giro successivo. Allora, a questo punto ci alziamo di 3 catenelle che corrispondono a una prima maglia alta. Ora giriamo il lavoro e lavoreremo nell'interno del cappellino. Prendiamo il filo, nella maglia successiva lavoriamo un'altra maglia alta, nella successiva un'altra maglia alta e ripetiamo lo stesso punto ma al contrario. Allentiamo un pochino l'asola, prendiamo il filo, nello spazio qua che si è formato dove ho chiuso l'ultimo punto, entro proprio nello spazio, aggancio il filo, esco e ripeto il mio punto normalmente, quindi per 3 volte, aggancio il filo, chiudo le prime 3 asole e poi chiudo le ultime 2. Nella parte posteriore comunque resterà il punto in rilievo, perché in questo caso il punto viene preso da dietro e quindi di conseguenza si vede sia sul lato, vedete, nell'interno che nell'esterno. Adesso ricominciamo con la nostra lavorazione. Saltiamo una catenella, nella successiva lavoriamo una maglia alta, 2 e 3. Nel primo punto abbiamo lavorato in uno spazio per andare a chiudere il punto di unione. Adesso lavoreremo nella catenella che abbiamo lasciato, come abbiamo fatto per l'altro giro. Quindi torno indietro nella maglia che ho saltato. Vedete qua, io avevo la terza maglia alta, ho saltato una catenella e ho ricominciato. Entro, che è in prossimità della chiusura del punto sottostante, e lavoro il mio punto. Quindi 1, 2, 3. Chiudo le prime 3 asole e poi chiudo le ultime 2. Procedo, questa è la maglia che ho lavorato, questa la salto, vado nella successiva, le mie 3 maglie alte e ripeto la lavorazione come ho fatto nell'altro giro normalmente, solo che la sto lavorando all'interno del cappellino per avere sulla parte frontale poi questo effetto incrociato, perché vedete poi nella parte frontale queste vengono lavorate, sembrano delle treccine, vengono incrociate in questo modo. Alla fine del giro ho lavorato l'ultimo punto, lavoro l'ultima maglia alta che mi rimane comunque libera, entro nella seconda catenella, nella terza in questo caso, e faccio una maglia bassissima. Adesso ritorno sul dritto della lavorazione, perché
stavamo camminando nella parte al rovescio. Facciamo da dove siamo 2 catenelle e poi giriamo il lavoro. Questo è come si presenta il lavoro sulla parte dritta, quindi abbiamo fatto proprio, vedete, questa treccina in orizzontale incrociata con questo punto molto soffice e molto bello. Allora, adesso fate per il cappellino, se fate il cappellino, un giro di mezze maglie alte. Prendete il filo sull'uncinetto, ma anziché lavorare la maglia intera, la lavorate nella costina esterna, come abbiamo fatto tutta la bordatura. Quindi una, due, vedete proprio, ora si vede un po' male con il pellicciato, ma la costina, quella rivolta verso l'esterno, quindi questa qua, come abbiamo fatto proprio per la fascia iniziale. Agganciamo il filo e facciamo tutto un giro di mezze maglie alte. Io in questo giro qua non ho fatto nessuna diminuzione per il cappellino, quindi questo giro facciamolo senza fare diminuzioni. Eventualmente nel giro successivo, se volete andare a stringere un pochino come ho fatto io, andate a lavorare delle diminuzioni, quindi a chiudere 2 mezze maglie alte insieme anziché lavorarne una in ogni maglia. Quindi procediamo fino alla fine del giro. Ok, io ho raggiunto la fine del giro, quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella seconda catenella iniziale. Adesso per la lavorazione del cappellino continuate per almeno altri 2 giri, quindi per dare un pochino di altezza, per spezzare con la prima fascia, e poi successivamente andate a ripetere un altro punto nello stesso modo in cui l'abbiamo lavorato all'inizio. Quindi iniziate con 3 maglie alte, tornate nella penultima maglia della chiusura del giro e lavorate il vostro punto. Fatto tutto il giro, girate il lavoro sul contrario della lavorazione, quindi lavorate dall'interno e ripetete come abbiamo fatto adesso per questa fascia qua. Per lo scaldacollo io invece adesso rifarò subito la lavorazione del punto, quindi ho fatto questo giro per spezzare un po', ma anche per farvi vedere come andare a procedere. Io ho fatto nel giro successivo, anzi nel secondo giro di mezze maglie alte in costa, non ho fatto nessuna diminuzione, le ho fatte solamente nel terzo giro per andare a dare questa forma un pochino più a punta alla lavorazione. Non è necessario perché tanto poi comunque andremo a chiudere, però per la misura che occorreva a me qua sono andata un pochino a diminuire e ho saltato, praticamente ho chiuso insieme 4 maglie su tutta la lavorazione, quindi lavorate simmetriche 1, 2, 3 e 4 nella parte posteriore e sono andata a fare questa leggerissima diminuzione e poi ho ricominciato con la lavorazione del punto, ho fatto 1 e 2 giri e poi la chiusura. Quindi per il cappellino procedete in questo modo. Per lo scaldacollo invece adesso ricominciamo con le 3 maglie alte, 3 catenelle, una maglia alta, un'altra maglia alta nel punto successivo e torniamo indietro con la lavorazione del punto, quindi lo ripetiamo subito dopo aver lavorato un giro di mezze maglie alte in costa, quindi nella costina esterna. Continuiamo, saltiamo una maglia, nella successiva entriamo e lavoriamo una, due, tre maglie alte, torniamo nella maglia che abbiamo saltato, che è questa, e lavoriamo il nostro punto. Terminato anche il secondo giro, quindi quello sul contrario della lavorazione, ci giriamo, facciamo una catenella e adesso andiamo a cominciare la chiusura per il cappellino, quindi vi faccio vedere come fare. Entrate dentro proprio alla maglia successiva e uscite con il filo, in quella seguente e uscite con il filo e chiudete in questo giro a maglie basse 2 a 2, quindi una, due, e chiudete. Cominciate subito con le diminuzioni dentro ad ogni maglia sottostante, quindi 2 e chiudete, 1, 2 e chiudete. Fate tutto il giro in questo modo andando a fare le diminuzioni a 2 a 2, quindi prendete 2 maglie alla volta e le chiudete tutte insieme. Terminato il giro lo chiudete con una maglia bassissima e i giri successivi li andate a ripetere chiudendone 3 alla volta, quindi una volta arrivate alla fine del giro, anziché fare 1 e 2, fate
nelle maglie seguenti, una, due e tre, e chiudete fino a raggiungere la punta del cappello, quindi fino a chiuderlo completamente. Una volta chiuso completamente, lavorate le maglie per come si presentano, e potete fare una catenella e tagliare il filo, quindi andate proprio a chiuderlo con questi giri di diminuzioni fino a lavorarlo completamente a punta. Vi faccio vedere la parte interna, che è qua, anche se ho già applicato il pompon, però si vede. Vedete qua nella parte interna io sono andata proprio a fare tutte queste diminuzioni fino a chiudere completamente il cerchio. Una volta chiuso il cerchio ho fatto una catenella e ho sganciato il filo. L'ho portato all'interno del cappellino e sono andata a nasconderlo. Fate tutti questi giri e vi faccio vedere com'è semplice andare a applicare il pompon. Per lo scaldacollo invece, torno un attimo indietro, questo giro lo facciamo sia a maglie basse ma senza fare le diminuzioni. Quindi, fatto anche l'ultimo punto, bene. Allora, lo ripeto un attimo che sono andata troppo indietro. Ok. Riposizioniamoci sul dritto, una catenella e dentro ad ogni maglia una maglia bassa per tutto il giro. Io ho terminato questo giro di maglie basse, mi riaggancerò con il filino che ho utilizzato all'inizio, quindi con il lurex e il rosa, e andrò a riprendere tutta la parte iniziale facendo un altro leggero bordino. Quindi procediamo con maglie basse per tutto il giro. Chi sta facendo la lavorazione del cappellino, dovete chiudere le maglie a 2 a 2, quindi una, due, e chiudete. Nel giro successivo, una, due, tre, e chiudete, e ripetete tutti i giri chiudendoli 3 a 3, fino a chiudere a cerchio. Allora, per lo scaldacollo io ho terminato la lavorazione del giro di maglie basse, quindi sono andata a chiudere il punto con il bianco perché adesso non lo utilizzerò più, e adesso vado a riagganciarmi nel punto di chiusura con il filino in rosa abbinato a quest'anima in lurex. Quindi prendo il mio filo, sul dritto del lavoro aggancio il filino dell'altro colore, lavoro una maglia, una catenella. Io sono abituata a far così, quindi mi torna meglio, ma se siete abituati in un altro modo ad agganciare il filato, fate pure nel modo che ritenete più opportuno. Io faccio una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro anche una maglia bassa. In questo modo io ho bloccato il mio filino. Allora, per il cappellino adesso vi faccio vedere come andare ad applicare il pompon, perché se avete fatto tutti i giri, per come vi ho detto, come vi ho spiegato, siete arrivati alla chiusura del cappello, quindi l'avete completamente chiuso. Facciamo invece per lo scaldacollo una maglia bassa, una catenella, e all'interno di ogni maglia bassa che abbiamo fatto precedentemente lavoriamo una mezza maglia alta per andare a riprendere il colore della tonalità che abbiamo scelto sulla base. Quindi lavoriamo con, volendo, lo stesso colore. Io lo lavorerò con il rosa e vado a lavorare dentro ad ogni maglia bassa una mezza maglia alta per tutto il giro. Arrivo alla fine del giro e vi faccio vedere come si può procedere con la lavorazione. Questo va anche al gusto, quindi in base anche a quanto volete alta o meno l'altra bordatura, perché si può fare un pochino più alta, un pochino meno alta. Questo va proprio in base alle misure e al gusto, ecco. Non è obbligatorio lavorarla dello stesso spessore che lavorerò io. Finisco il giro e continuiamo insieme. Eccomi qua, scusatemi, ho iniziato anche il secondo giro. Pensavo che stava registrando, invece mi sono accorta che non registrava. Quindi, ma è una cosa molto semplice, ve la faccio vedere da qua. Sono arrivata alla chiusura del giro, quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella maglia iniziale, e poi non ho fatto altro che continuare con le maglie, mezze maglie alte, lavorandone però una normalmente e una in costa retro. Quindi questa è la prima mezza maglia alta del giro, consideriamo che la lavoro normale prendendo tutta la maglia. La maglia successiva la lavoro nella costina esterna.
e lavoro la mezza maglia alta, una normale, quindi prendendo tutta la maglia in ogni asolina, quindi due asoline, e quella successiva invece la lavoro nella costina esterna, quindi prendo solo la costina da un lato e lavoro una costa retro per tutto il giro. Eccomi qua, ho terminato, sono andata a fare un ulteriore giro soltanto, quindi ho lavorato solamente tre giri con le mezze maglie alte e ho deciso che questa sarà la parte che sarà rivolta verso il collo e questa la parte più bassa. Allora, avendo lavorato questa fascia più alta, vedete qua, questo resterà il cappellino, è delizioso, mi piace tantissimo, e questo è il nostro scaldacollo. Adesso con il filato che mi è rimasto, questo qua bianco, andrò a farlo passare, saltando uno o due giri, quello proprio a gusto, all'interno di queste maglie, in modo da poterlo chiudere con un fiocchettino e volendo anche andarlo a stringere nella parte più alta o comunque come decorazione. Quindi adesso taglio un pezzo di filo. Io non farò catenelle perché comunque è un filo abbastanza grosso, quindi è tipo cordino, anche se non è molto ritorto, però volendo si può andare a lavorare una riga a seconda anche del filato che avete utilizzato. Potete anche andare a lavorare una catena, quindi invece che lasciarlo così, così come filato, potete anche andare a lavorarlo in questo modo, quindi facendo delle catenelle molto semplici e poi inserendole nella fila. Ecco il mio progettino terminato, nello scaldacollo sono andata ad inserire il filino come vi avevo detto, quindi l'ho fatto passare attraverso le maglie cercando di lasciare in rilievo le maglie che abbiamo fatto in rilievo, quindi prendendo solo quelle lavorate normalmente, e poi alla fine della lavorazione ho tagliato i fili e sono andata a fare queste frange qua davanti per dare una particolarità a questo scaldacollo. È delizioso, mi piace tantissimo, mi piace anche molto l'abbinamento con questo cappellino con pompon. A questo punto il tutorial è terminato, io spero che questo progettino vi piaccia, che possiate realizzarlo, è veramente molto semplice ma al solito di grande effetto. Vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto sul mio canale per le prossime novità. Ciao a tutti, a presto!